Ci sono 5 giocatori che si possono scambiare in questo momento, anzi, si devono scambiare in questo momento. Quando il prezzo sale si può vendere, quando il prezzo scende si può comprare. Non avete paura, non abbiate paura di questi scambi, perché sono pedine importanti da scambiare proprio in queste ore di calciomercato e di scambi a fantacaccio. Io ho messo tanti nomi, tra questi ho messo anche Edin Dzeko. Fatemi sapere cosa ne pensate, scoprite in che posizione è Dzeko, fatemi sapere quali giocatori avete voi a disposizione e quali vorrete poi vendere. Partiamo dunque al quinto posto con Buonazzoli, voce di calciomercato più importanti, Cremonese, Spezia, Monza e Verona su di lui. Non è certo della titolarità, appena segnato contro il Milan, quindi una buona pedina di scambio e forte hype. Quarto posto, Manolo Gabbiadini, gli infortuni lo perseguitano. Pensate che nelle ultime 6 stagioni ha fatto solamente una volta più di 20 presenze, a 31 anni ha appena segnato anche lui un potenziale buono scambio e forte hype. In forte hype anche il terzo posto, Rabiot, con rientro di Pogba, perderà un po' di titolarità, un po' di impiego. Il calciomercato è importante, scadenza di contratto, cioè su di lui ci sono Chelsea e Manchester United, quindi è il momento buono a mio avviso, scambiato forse dopo il match contro l'Udinese. Secondo posto per Carlos Augusto, giocatore acquistato a bassissimo prezzo per quanto riguarda il calciomercato estivo e il, appunto, il vostro fantacalcio. Avete preso a pochissimo prezzo anche sul consiglio del veterano. Io vi ricordo che appunto con questo basso prezzo potete fare veramente un ottimo investimento. Ha fatto 4 gol in campionato, più di Abraham. Il massimo in stagione è stato 3 gol per lui, quindi è un'ottima pedina di scambio. Si può scambiare anche con un top di reparto. Vi ricordo che per dubbi sugli scambi potete utilizzare sempre, comunque, in qualsiasi momento, Magic Goal, la fondamentale per dominare e vincere il fantacalcio. Al primo posto abbiamo detto mettiamo Edin Dzeko, a 36 anni, finora ha fatto 7 gol, però con rientro a tempo pieno di Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe perdere un po' di impiego, di titolarità, e quindi per questo motivo è utile scambiarlo in questo momento, quando è fortissimo hype, e per questo motivo può essere scambiato anche per un top di reparto in attacco. Io vi aspetto presto su Magic Goal, un abbraccio a tutti voi, buona giornata, buon fantacalcio da veterano, ciao ragazzi!